Un caro saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus. Breve intro. Ringrazio il vostro intenso interessamento riguardo le pregne composizioni di Chicco, la nona elica, sulla piattaforma Telegram. E ringrazio Chicco per la sua inesauribile energia di mettere nero su bianco tematiche, meglio riflessioni decisamente intelligenti. Nel mese di novembre 2022 abbiamo avuto la possibilità di incontrarci nel mio giro nella bella Sardegna e, lo dico con trasparenza, ho conosciuto il sanguigno guerriero Chicco nella sua totalità, un'anima meravigliosa. Per chi non fosse al corrente, trovate tutti i suoi video, ripeto, tutti i suoi video solo attraverso il fantastico indice alfabetico, cercando la voce La nona elica playlist. Gustatevi il video dal titolo In nome del Padre, by la nona elica. Le parole non hanno solo un significato, hanno anche un valore e un'aura. È senz'altro per questo che ultimamente si fa un uso spropositato della radice pater, un richiamo alla tradizione occidentale che risulta di forte impatto nel suo effetto evocativo e che pertanto si presta benissimo ad essere utilizzato come cavallo di Troia dei tanto abili quanto subdoli artifici retorici tipici della bieca propaganda di regime da cui oggi siamo sommersi. Ecco dunque il pater che diventa bersaglio, figura da abbattere, sconfessare, denigrare, giacché pilastro fondamentale di quella famiglia naturale che il sistema aborre in modo assoluto, perché non ci deve essere una rete di protezione primordiale che vada oltre lo Stato. Il singolo deve essere tenuto solo ed isolato, così da essere più malleabile, più vulnerabile, al limite dell'inerme. E quindi, attraverso l'infigarda narrativa su un preteso patriarcato, si alimenta quella guerra tra sessi che, insieme a crisi economica indotta, attacco alla salute, normalizzazione dell'aborto e promozione a tutto spiano del gender, ha un ruolo così fondamentale nella denatalità e quindi nel graduale depopolamento tanto agognato dall'élite al potere. Dalla parte opposta, con un magistrale capovolgimento semantico, tutto il contrario. La medesima radice latina diventa come per magia rassicurante, benevola, quasi fosse un focolare domestico. Ed ecco servito il concetto di paternariato. Sì, proprio quel connubio di forze tra pubblico e privato che il regime ti spacca come la soluzione ottimale, anzi definitiva, ai moderni ed altrettanti insormontabili problemi posti dal perseguimento del bene comune. Quindi è già paternariato ovunque, nelle dichiarazioni di intento ONU e nella relativa Agenda 2030, nei discorsi delle più alte cariche istituzionali dei vari stati, perfino nelle norme che più o meno sottotraccia autorizzano l'implementazione dei provvedimenti imposti dalle viscide politiche fintamente green. Sì, paternariato. E hai la garanzia di una collettivizzazione delle spese a carico dell'uomo comune, con contemporanea attribuzione dei relativi profitti all'entità giuridica, di natura rigorosamente privata, che ti assicurerà il ruolo nel teatrino che verrà inscenato per gabbare ancora una volta il popolo dormiente. E voilà, la più efficace estrazione di energia dalla base della piramide verso il suo apice sarà realizzata in un baleno. Nel caso non fosse abbastanza evidente, basta rifarsi al concetto di saccheggio. Perché quando l'interesse strategico di beni demaniali, opere infrastrutturali o date industrie viene venduto, appaltato o concesso anche solo in parte a soggetti privati ed idem per l'esercizio, con annessi poteri di funzioni che sono per loro natura statali,
allora si può star certi che lì vi è una distrazione a monte di risorse pubbliche estorte ai cittadini mediante tassazione solo per compiacere gli interessi, non necessariamente economici, di qualcuno. Un qualcuno che, guarda caso, appartiene sempre alla solita nomenclatura e che per altra fottuta coincidenza, in definitiva, è il medesimo che spinge a tutto tondo per le politiche di depopolamento massivo. Già, è lì che sta il nemico, sempre uguale, solo ben mimetizzato a seconda del contesto, è però comunque individuabile per la monotonia della strategia utilizzata. L'inganno, l'umiliazione, lo sfoggio di potere, unito comunque all'onnipresente rispetto in qualche modo dell'obbligo di verità. E forse proprio per il dovere di attenersi a questo obbligo che insistono tanto sul concetto di Pater, perché devono rendere manifesto che quanto vanno facendo è una bestemmia, anche per chi non ha fede ma valori, contro il padre di quella tradizione cristiana che per Sion rappresenta l'avversario predestinato. Davvero, bisogna non avere occhi per non capire che è in atto una guerra epocale, una guerra contro l'uomo, una guerra contro il creato, una guerra in cui, ancora una volta, chi ha cuore e fegato è e sarà chiamato a combattere in nome del Padre. La nona elica.